Alla luce dei recenti casi che hanno visto diversi canali YouTube riconducibili a personaggi di indubbio valore, come Glenn Deasen, che è un professore universitario norvegese insospettabile, che però a quanto pare ha espresso posizioni ostili alle regole della non in linea con le norme della community cosiddetta, si è visto non soltanto demonetizzato, ma proprio rimosso completamente dalla piattaforma YouTube. E Glenn Deasen è solo uno. In Italia per un po' era toccato a Ottolina vedere il proprio canale in lingua inglese e essere rimosso senza una spiegazione plausibile. Ma si va allungando di giorno in giorno la lista dei canali che subiscono questo genere di trattamento. La demonetizzazione a cui ormai sono sottoposto da quasi 3 mesi sta cominciando a riguardare anche altri canali. Pensiamo a quello di Dazibaudi, Davide Martinotti. Lo stesso Ottolina, chiunque o comunque esprima opinioni sgradite. Questo è un dato di fatto. L'imminenza delle elezioni statunitensi, l'anniversario, un anno dal 7 ottobre, no? Con gli eventi in Palestina, hanno sicuramente influito in tutto questo, ma ormai opinione piuttosto comune è che ci troviamo di fronte a un piano inclinato che è difficilmente reversibile. Quindi questo atteggiamento andrà con ogni probabilità, spero di sbagliarmi, ma gli indizi sono numerosi in questo senso, andrà consolidandosi e radicalizzandosi. Alla luce di tutto questo, ho deciso di, come altri, di aprire nuove piattaforme. Ormai il mio canale Rumble, Telegram e Odyssey sono ormai online da diverso tempo, ma ho deciso anche di aprire un sito, un mio sito personale, che si intitola Il Contesto, per l'appunto, come il mio omonimo canale YouTube. E che potete trovarlo all'indirizzo www.ilcontesto.net, in cui carico tutto il mio lavoro, quindi interviste che realizzo a tutti i miei alle persone che ritengo di valore e tutti i miei iscritti. Li potete trovare sul mio sito. Vi invito pertanto a iscrivervi a questo sito proprio perché non è da escludere che da un giorno all'altro anche il mio canale faccia la stessa fine di quelli che ho menzionato prima. Quindi rinnovo l'invito. Per la realizzazione del sito, peraltro, mi sono avvalso del contributo volontario di un iscritto al canale, un professionista, Dino Dal Grande, che ringrazio di cuore, non ringrazierò mai abbastanza per quello che ha fatto per me. Quindi vi informo di tutto questo e vi auguro buona serata. Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 10 ottobre 2024. Il 27 settembre il segretario generale del Partito di Dio, Hezbollah, Hassan Nasrallah, è morto in seguito a un devastante bombardamento presso il quartiere Dahiya di Beirut ad opera dell'aeronautica militare israeliana, che ha anche colpito obiettivi in territorio yemenita e siriano. A sua volta Hezbollah ha risposto con il lancio di un nugolo di missili in territorio israeliano, in attesa che l'Israeli Defense Force lanciasse l'invasione di terra denominata Freccia del Nord. Una volta entrati in territorio libanese, i soldati di Tzal hanno subito diverse imboscate, riportando morti, feriti e distruzione di mezzi. L'1 ottobre, il governo di Teheran, sottoposto a forti pressioni sia interne che esterne, in seguito all'assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, consumato proprio a Teheran, si è mobilitato sferrando l'operazione True Promise 2. Nell'arco di qualche decina di minuti, dall'Iran sono partiti poco meno di 200 missili balistici contro il territorio israeliano, diversi dei quali hanno, a dispetto delle dichiarazioni dei vertici di Tzal, bucato le difese aeree di Tel Aviv, colpendo obiettivi disseminati in tutto il paese. Teheran ha quindi dichiarato lo stato di guerra e messo in chiaro che le forze missilistiche bersaglieranno tutte le infrastrutture israeliane qualora Netanyahu ordinasse una controrappresaglia. Il generale Michael Kurilla, a capo del Central Command statunitense, è arrivato in Israele per coordinare, stando alla stampa israeliana, una ritorsione commisurata all'offesa subita. Secondo l'ex premier israeliano Naftali Bennett, che nel corso di una sconcertante intervista all'Economist ha affermato che Israele dovrebbe evitare qualsiasi remora pur di incutere terrore nei nemici, una risposta proporzionata consisterebbe nella distruzione del programma nucleare iraniano, nel rovesciamento della leadership politica del paese e nella paralisi dei principali interessi economici iraniani, energia in primis. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, invece, ha affermato pubblicamente la propria intenzione di far sì
che uno Stato ebraico si estenda alla Palestina, alla Siria, all'Iraq, alla Giordania, al Libano, all'Egitto e all'Arabia Saudita, poiché è scritto che il futuro di Gerusalemme è quello di espandersi fino a Damasco. אני רוצה מדינה יהודית. שזה אומר מה? מדינה יהודית. זה נורא נורא מורכב. זה מדינה שמתנהגת לפי עולם ערכים של העם היהודי. הריבונות של ישראל מתחילה בים ונגמרת בנהר. בשלב הזה או שבעצם אנחנו גם מצימים את עבר הירדן? בשלב הבא. בסדר, לאט לאט. כתוב בחז"ל שעתידה ישראל, עתידה ירושלים, להתרחב עד דמשק. רק ירושלים. עד דמשק. בצלאל סמוטריץ' a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Intanto, lo scorso 3 ottobre, il nuovo segretario generale della NATO, l'olandese Mark Rutte, ha dichiarato che il percorso dell'Ucraina verso la NATO è irreversibile e che l'Ucraina non è mai stata così vicina alla NATO. Rutte, in conferenza stampa a Kiev con il presidente Zelensky, ha aggiunto che arriverà il giorno in cui l'Ucraina sarà membro a pieno titolo della NATO e la Russia non ha diritto di voto né di veto in merito. Si tratta di esternazioni dissonanti, non soltanto rispetto all'andamento delle operazioni sul campo di battaglia, ma anche con la mancanza tutt'oggi di una roadmap precisa per l'ingresso del paese nell'Alleanza Atlantica. Prospettiva, quest'ultima, rispetto alla quale gran parte degli stati membri della NATO ha espresso chiare riserve in tal senso, aggiungendo che la questione non sarà concretamente affrontata fin tanto che il conflitto con la Russia rimarrà in corso. Verso quali scenari ci stiamo orientando? Proviamo a comprenderlo assieme a Enrico Tomaselli, che è un analista geopolitico e redattore del canale Telegram Giubbe Rosse. Grazie Enrico, come sempre. Grazie a te Giacomo, buonasera. Beh Enrico, partirei proprio da queste ultime affermazioni allucinanti, direi da dire, di Bezalel Smotrich, personaggio sionista religioso che tutti ormai abbiamo imparato a conoscere. E secondo lui Israele è uno stato ebraico, dovrebbe arrivare a ricomprendere ampie porzioni dell'Egitto, dell'Arabia Saudita, della Siria, della Giordania, del Libano. Questo mi è venuto subito da pensare, ma noi dobbiamo fermare, ci raccontano, a tutti i costi Putin, la Russia, perché una volta caduta l'Ucraina arriverà fino a Lisbona. E non facciamo niente per fermare un processo di inglobamento di paesi così ampio da parte di Israele. Ma insomma, diciamo che Smotrich è chiaramente uno psicopatico, per cui probabilmente anche gli amici di Israele non lo prendono in considerazione più di tanto. Tra l'altro, anche io ho letto stamattina questa dichiarazione e mi chiedevo, ma in questo disegno messianico esattamente poi come funzionerebbe? Cioè, tutti gli arabi che abitano in queste terre verrebbero espulsi e di conseguenza ci sarebbe un paese enorme praticamente deserto, perché ci sarebbero abitato da scarsi 7 milioni di ebrei, oppure si mantengono, per cui gli ebrei diventerebbero una minoranza, ancora più minoranza. Cioè, è un delirio, per cui veramente non so se valga la pena commentarlo. Però insomma, è chiaro che questo tipo di esternazioni che non vengono da così dal capo di un movimento politico, ma da un ministro del governo, e nessun altro ministro si merita di smentirlo o di dire vabbè lasciate perdere eccetera, quindi hanno un peso significativo e vengono però lasciate così scivolare come nulla fosse. Cioè, nessuno, neanche tra gli alleati, tra gli amici, tra i sostenitori, che dica sì vabbè, però come dire, cerchiamo di restare in riga, entro i limiti. Invece no, cioè passa tutto. È un delirio non solo suo, ma generalizzato. Insomma. Proprio questo che mi dai là, questa affermazione, per invitarti a riflettere su una cosa. Cioè, a me sembra, questa è una mia impressione, vorrei sapere se la vedi nella stessa maniera, cioè che stiano perdendo la lucidità le classi dirigenti israeliane. Perché obiettivamente abbiamo visto Netanyahu invocare prima, esortare gli iraniani a rovesciare il governo iraniano, e adesso i libanesi a eliminare, fare piazza pulita di Hezbollah. Evidentemente le cose sul campo di battaglia non vanno poi così bene come sembrerebbe. Cioè, abbiamo visto l'assassinio di Nasrallah, è stato celebrato alle nostre latitudini come un colpo mortale a Hezbollah. Tu sei di questo avviso, per esempio? Ma assolutamente no, a parte che, come dire, al di là dei riscontri di cui possiamo adesso parlare, ma è ovvio, qualunque organizzazione politico-militare non è che
e la monarchia assoluta del Medioevo, che uccide il re e c'è un altro sbandamento. No, ci sono delle gerarchie che prevedono ovviamente delle sostituzioni che non sono prese per strada dal tipo che passa per caso, è gente che ha collaborato con i comandanti militari, con i leader politici sino al giorno prima, conoscono perfettamente tutta la situazione, quindi è chiaro, per carità, sono dei colpi. Tra l'altro quello di Nasrallah è un colpo sicuramente significativo, perché era il leader di Hezbollah da 30 anni, è stato l'uomo che ha imposto, diciamo, una svolta veramente significativa allo sviluppo del movimento, sia al piano politico che a quello militare. Però è chiaro che non è che finisce lì, cioè un partito politico che è maggioranza relativa del Parlamento libanese, che fa parte del governo del paese, che ha un esercito stimato in 100.000 uomini, non è che ammazzi il leader e si squaglia in un attimo. Cioè, è una evidente ingenuità pensare una cosa del genere. Ma tutto sommato io non credo che, come dire, i servizi israeliani e anche la leadership politica si illudano che queste cose servano effettivamente a disarticolare il nemico, servono piuttosto a cercare di provocarlo in maniera tale che risponda in una misura esagerata, perché l'obiettivo della leadership israeliana è spudoratamente uno: poiché non sono in grado di vincere il conflitto da nessuna parte, devono necessariamente alzare la posta. Alzare la posta significa allargare il conflitto e trascinarci dentro gli Stati Uniti, perché da soli non riescono a vincere nemmeno contro Hamas, figuriamoci contro Hezbollah, Hamas, l'Iran e quant'altro. Cioè, è evidente il gioco della leadership israeliana. Quindi sono tutte provocazioni che puntano appunto a trascinare l'asse della resistenza affinché risponda in maniera spropositata. E tu come valuti, per esempio, l'attacco missilistico iraniano? No, è scattato dopo 2 mesi di distanza dall'assassinio di Haniyeh e solo pochi giorni dopo l'omicidio di Nasrallah. Cioè, molti addirittura erano arrivati a dubitare che l'Iran facesse concretamente qualcosa. Sono emerse voci di corridoio non smentite per ora, secondo cui questo temporeggiamento sarebbe stato dovuto anche a una scelta del presidente Pezeshkian di cercare una via dell'accomodamento, chiamiamola della diplomazia, perché aveva ottenuto delle rassicurazioni degli Stati Uniti circa la disponibilità di Netanyahu e insomma ad accettare un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. E dopo è emerso che ci potrebbero essere stati dei dissidi interni, e alla luce di quanto accaduto in Libano, a quel punto l'ala più dura dei Pasdaran, probabilmente quella dei Pasdaran e della guida suprema, ha obbligato, comunque ha prevalso in seno alla classe dirigente iraniana ed è scattata questa rappresaglia. Vorrei chiederti innanzitutto se ti convince questa ricostruzione e come valuti questa risposta iraniana. Sì, sostanzialmente sì. Io penso che, diciamo, la posizione del presidente iraniano sia in realtà più rilevante riguardo alla politica interna che non alla politica internazionale, sulla quale ciò che conta è la voce di Khamenei, insomma è lui che decide cosa, quando e come si fa. E credo che quindi, diciamo, la presunta trattativa, la disponibilità fatta trapelare degli americani di un possibile cessate il fuoco a Gaza abbia effettivamente, come dire, tentato la leadership iraniana, la quale tra l'altro non ha interesse a innescare un meccanismo di escalation, perché non vuole essere trascinata in una nuova guerra. Gli sta benissimo come vanno le cose adesso, che sta logorando Israele senza bisogno di intervenire direttamente. Quindi è chiaro che, come dire, questa possibile apertura da parte americana, riportando una finta apertura israeliana, sicuramente ha trovato orecchie attente a Teheran. Ciò detto, è chiaro che poi quando vai, non solo non c'è nessuna tregua, ma addirittura vai a ammazzare Nasrallah, è inevitabile che la risposta debba scattare. Sul piano dell'efficacia, a me sembra assolutamente evidente
che è sempre il solito discorso, cioè l'Iran deve misurare le sue risposte in maniera tale che siano efficaci, che dimostrino una capacità di colpire, che ottengano anche dei risultati materiali non meramente simbolici, ma al tempo stesso mantenendosi sempre al di sotto di una soglia che eviti appunto un'escalation che porti a un conflitto con gli Stati Uniti. Da questo punto di vista mi sembra che l'operazione portata a termine sia stata efficace. Hanno colpito più aeroporti militari, insomma, quindi cioè, non è che purtroppo, diciamo, per un verso è chiaro che la spinta provocatoria di Israele mette un po' in difficoltà l'Iran, perché è chiaro che deve trovare sempre un livello che sia sufficientemente adeguato alla provocazione, ma che non sia troppo alto rispetto appunto al rischio di escalation fuori controllo. D'altra parte va anche detto che in questo gioco, diciamo, di provocazione, risposta, provocazione, risposta, eccetera, secondo me in realtà quello che sta più in difficoltà è Israele, perché proprio in quanto le sue provocazioni sono sempre spropositate, no? Cioè è sempre l'all-in, veramente la prassi del poker, punti tutto ogni volta, e questo rende complicato poi l'escalation continua, perché se l'avversario non risponde come vorresti, e qual è poi la mossa successiva ancora più provocatoria? Cioè, a questo punto, veramente, dopo aver eliminato Nasrallah, i prossimi passi possibili sono o ammazzi Khamenei, vabbè, o lanci un attacco nucleare sull'Iran. Cioè, non è che ci sono molti altri livelli superiori. Quindi non è veramente un gioco pericoloso quello di Israele, perché rischia di arrivare al limite delle sue capacità di provocazione senza ottenere il risultato. E poi a quel punto che fai? Sei costretto a tornare, a scendere di livello, a deescalare tu, e quindi rispetto alla logica che tu hai voluto impostare, che è quella appunto io sono più bullo di te, più forte di te, sei costretto a fare retromarcia, il che significa ammettere di non essere all'altezza dello scontro. Quindi la trovo una strategia insensata, anche se chiaramente fa danni spropositati. Poi fra l'altro l'Iran si muove, ma nel frattempo noi sono tutti anche comprensibilmente attratti, insomma, dalla loro attenzione focalizzata su questa risposta, su questo confronto militare, ma l'Iran lo ha sferrato questa rappresaglia dopo aver, insomma, intessuto una trama diplomatica abbastanza fine. Se si pensi per esempio il giorno prima o il giorno stesso che partiva quell'operazione Two Promise Two, Mishustin, che è il primo ministro russo, era a Teheran. E pochi giorni dopo una delegazione, cioè il ministro degli esteri iraniano ha incontrato Mohammed bin Salman, principe saudita, e si sono detti, gli sauditi hanno espresso l'intenzione di superare una volta per tutte le divisioni che hanno portato i due paesi su posizioni di inimicizia, anche molto pesante. Ricordiamo che le relazioni diplomatiche sono state riallacciate soltanto nel marzo dello scorso anno grazie alla mediazione cinese, con i cinesi che peraltro sono anche coinvolti nel consolidare tutta la varia, ricomporre tutta la galassia micropartitica delle fazioni palestinesi. Quindi insomma l'Iran sembra che si sia anche mosso con una certa intelligenza sul piano diplomatico. Tu come credi che sia, come giudichi questa questo il ruolo della Russia in tutto questo? Sì, vabbè, sicuramente l'Iran si sta muovendo in maniera molto intelligente, cosa che tra l'altro credo faccia saltare i nervi alla leadership israeliana. Tra l'altro tu giustamente ricordavi la dichiarazione di Bin Salman nell'incontro con il ministro degli esteri iraniano qualche giorno dopo l'attacco, ma il giorno dopo stesso c'è stata una dichiarazione di numerosi paesi arabi dell'area che hanno detto no, ma noi assolutamente non permetteremo che il nostro spazio aereo venga utilizzato per attaccare l'Iran. Quindi
la dimostrazione di forza ha avuto eco quello che doveva avere non solo di Israele negli Stati Uniti, ma in tutta la regione, perché è chiaro che se tu dimostri questa capacità militare, poi a qualcuno fischiano le orecchie, no? Cioè dice, vabbè, ok, noi siamo neutrali, non ci mischiamo in queste faccende. Quindi sicuramente l'Iran si sta muovendo molto bene. La Russia io credo che abbia, un po' anche per ragioni storiche, insomma c'è una grossa comunità russa in Israele, c'è una grossa comunità ebraica in Russia, quindi ci sono dei rapporti storici molto lunghi. Però mi sembra che anche per responsabilità di Israele, che di recente ha mandato delle attrezzature belliche all'Ucraina, cioè c'è uno sfilacciamento di questa relazione e di conseguenza un rafforzarsi della relazione tra la Russia e l'Iran. E tra l'altro credo il 22 e il 23 c'è a Kazan la riunione dei BRICS, in quell'occasione dovrebbe essere siglato questo patto strategico tra i due paesi, che è evidente che comporta anche sul piano militare una serie di cose. Tra l'altro ricordiamo, l'Iran ha aiutato molto la Russia nella guerra con l'Ucraina, perché quando è cominciata la Russia non aveva praticamente capacità produttiva per quanto riguarda i droni, e l'Iran gli ha dato la licenza di costruzione dei Geran, che sono serviti tantissimo e tuttora servono molto all'esercito russo. Quindi è chiaro che poi c'è stato un ricambio. Sicuramente l'Iran ha i sistemi S-400, qualche giorno fa hanno mostrato che hanno gli Iskander, insomma ci sono strumenti di guerra elettronica che sono stati forniti dalla Russia all'Iran. C'è per ora, diciamo, a livello appunto di forniture militari, non credo che la Russia sia interessata ad aprire un secondo fronte dopo quello dell'Ucraina. Certo, la situazione è borderline, ma anche nel senso proprio letterale del termine. Non solo i russi sono presenti in Siria, insomma giorni fa ricordiamo c'è stata questa situazione un po' di tensione perché gli israeliani hanno bombardato un deposito di munizioni riconducibile a Hezbollah, che stava vicino alla base navale di Tartus, dove c'è la flotta russa, e insomma, gli antimissili russi hanno abbattuto alcuni dei missili israeliani, ed è la prima volta che succede una cosa del genere. Inoltre ci sono punti di osservazione proprio sulla linea di confine del Golan, misti fra esercito siriano e russo. Quindi diciamo la situazione è appunto borderline, al confine dal rischio di conflitto. Sicuramente non lo vuole neanche Israele, per carità, però queste situazioni scappano di mano alle volte al di là dell'intenzione. Quindi diciamo io credo che la Russia sicuramente in una situazione più estrema sosterrebbe l'Iran, anche perché non si può permettere strategicamente che venga sconfitto. Però diciamo sicuramente per ora si mantiene dietro le quinte, insomma. Passando invece sull'altro conflitto, sembra che le cose vanno un po', cioè insomma i russi sembra che abbiano preso Tresk, Pokrovsk ormai è lì, Uldar, insomma la conquista del Donetsk sembra ormai cosa questione di giorni, Lugansk stessa cosa, e insomma si registrano progressi continui, costanti sul campo di battaglia. Sembra anche stanno anche emergendo delle, diciamo, delle stime che attestano l'entità assolutamente fallimentare dell'operazione, dell'iniziativa ucraina nell'oblast di Kursk. E in tutto questo contesto si continua, Zelensky invocava, no, l'autorizzazione degli occidentali a colpire obiettivi in profondità in territorio russo, l'approvazione del piano per la vittoria cosiddetto, però sembra che tutto è inchiodato al palo. E qui c'è questo nuovo segretario generale, l'olandese Mark Rutte della NATO, che parla di Ucraina nella NATO. Tu se ritieni verosimili queste affermazioni? Ma io credo che allo stato attuale, per tutta una serie di ragioni ovvie ed evidenti, intanto
proprio statutariamente un paese in guerra non può entrare nell'alleanza, quindi già questo lo esclude. Poi c'è il fatto che ci vuole l'unanimità dei paesi membri e notoriamente, insomma, ce n'è più di uno che non è disponibile a una cosa del genere. Tra l'altro credo neanche gli Stati Uniti siano interessati a far entrare l'Ucraina nella NATO. Quindi questa mi sembra più una sparata propagandistica, del resto Rutte appena, si è appena insediato, deve pur dire qualche cosa, no? Mi sembra che si stia invece riciclando un po' l'ipotesi che era stata avanzata alcuni mesi fa di questa soluzione coreana, diciamo così, cioè il congelamento del conflitto, l'Ucraina, quello che resta dell'Ucraina, entra nell'Unione Europea al posto della NATO, cioè. Però mi sembra anche queste ipotesi totalmente fantasiose, innanzitutto perché si ragiona sempre come se la Russia non ci fosse, o come se fosse lì che aspetta e gli si dica cosa deve fare e lo fa. La situazione è palesemente tutt'altra, la Russia sta vincendo sul terreno e ormai a questo punto, dopo aver tra l'altro capito per una serie di fregature prese che i paesi occidentali sono totalmente inaffidabili, ti dicono una cosa e nel momento stesso in cui te la dicono pensano che ti stanno prendendo in giro, che non lo faranno, eccetera. Quindi è evidente che la Russia a questo punto punta alla capitolazione, punta a vincere sul terreno, a imporre le sue condizioni di resa. Non gli interessano trattative, tra l'altro in termini assolutamente assurdi, perché è evidente che vuol dire, qual è lo scambio? Cioè tu mi dai quello che già ho, cioè i territori che io ho conquistato, a prezzo, tra l'altro, che poi ci dimentica anche questo, si può avere l'opinione che si vuole, sia sulle ragioni o meno della Russia, sia su quale sia stato il costo che la Russia ha dovuto subire per questa guerra. Però è chiaro che un costo c'è stato, sia in termini economici, sia in termini di vite umane, e un costo economico comunque che non è finito, perché poi cioè il Donbass andrà ricostruito e dovrà ricostruirlo la Russia. Quindi c'è uno sforzo enorme politico, economico, sociale che è stato sostenuto, e che fa? Lo buttano via nel cestino della spazzatura. Cioè veramente quello sì creerebbe uno scompenso interno, cioè i russi giustamente direbbero: ma come, abbiamo combattuto 2 anni, abbiamo perso decine di migliaia se non più di 100.000 uomini e poi ci accordiamo così? Evidentemente non è possibile, no? Quindi queste ipotesi di trattative come vengono formulate sono ridicole. Il problema di fondo è, tu dicevi prima, parlando del Medio Oriente, la leadership israeliana sembra aver perso il contatto con la realtà, ma secondo me l'hanno persa pure tutte le leadership occidentali, quelle europee soprattutto, ma anche quelle americane. Cioè vivono in un mondo fantastico che non ha riscontri nella realtà e continuano quindi a oscillare tra lo sganciamento, ti passo la palla agli europei, no, vinceremo, tiriamola avanti un altro po', facciamo lo scambio delle figurine. Cioè, non hanno una strategia e di conseguenza le cose vanno avanti finché l'Ucraina non crollerà di suo. Io leggevo giorni fa di un'intera brigata di cui russa, l'ucraina, se non ricordo male, la 72esima brigata, che è semplicemente scomparsa. Cioè non si hanno più notizie di se sono morti, se sono vivi, se hanno disertato, niente, è sparita all'orizzonte. Cioè, siamo in una situazione di pre-caos e di pre-collasso, evidentemente, no? Sì, infatti. Ma poi è interessante notare come il Parlamento europeo abbia accolto, no, le parole di Viktor Orban, non so se hai visto. Sì, sì. Orban ha detto delle cose. Ciao, certo. Sì, cantando Bella Ciao, e quando Orban ha detto: in Ungheria c'è un detto, se vuoi vincere devi avere il coraggio di ammettere che stai per perdere. Noi in Ucraina stiamo perdendo, ma voi vi comportate come se non fosse così. Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare la strategia.
che è perdente. Riflettete, serve un'azione diplomatica, una comunicazione diretta o indiretta. Se si trascina il conflitto ci saranno sempre più morti a migliaia. Con questa strategia non ci sarà la pace. Dovete schierarvi per il cessate il fuoco. Ecco, di fronte a questo hanno cantato Bella Ciao e l'Ursula von der Leyen ha detto che con la colpa è dell'invasore, non dell'invaso. Io ormai non so più cosa dire. Sì, ma infatti siamo sempre appunto su un piano di infantilismo, perché ripeto, si può avere qualunque giudizio, qualunque orientamento rispetto al conflitto, però lo devi affrontare in maniera seria, in maniera adulta, ci vuole. Cioè, questo tipo di cose non hanno veramente alcun senso. E tra l'altro la mia personale convinzione è che questa totale immaturità delle leadership, ripeto, soprattutto europee, sta portando il continente verso una deriva al cui termine c'è un conflitto diretto con la Russia. Perché in questo non saper fare nulla di concreto, perché non si può parlare di pace, ma contemporaneamente continuiamo a riarmarci, a investire nel riarmo, a modificare le strutture per adeguarle a una ipotetica guerra futura. Tutto questo, a mio personale avviso, significa che la Russia guarda queste cose, vede che l'Europa si sta preparando per la guerra, e io non credo che aspetteranno che l'Europa è pronta. Come è stato per l'Ucraina, cioè si sono resi conto che stavano per ripartire all'attacco del Donbass e hanno anticipato i tempi. Così come ha detto più volte lo stesso Putin, se capisci che lo scontro è inevitabile colpisci per primo, io temo che la Russia nel giro di 5, 6, 7 anni al massimo, se le cose continuano così, se non ci sono cambiamenti radicali negli orientamenti, valuterà l'opportunità di partire con una guerra che serva a stroncare la minaccia proveniente dai paesi europei. E secondo me questo mutamento che c'è stato sulla dottrina nucleare rientra in questo quadro. Il problema non è tanto se l'America dà o meno l'autorizzazione a usare le sue armi a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo. Quello è un problema, ma marginale, perché dipende anche dalla quantità delle armi che gli darebbero, cioè, non è quello il problema fondamentale. Però, a mio avviso, ripeto, quello significa che loro stanno pensando che il conflitto, diciamo in senso lato con la NATO, ma sicuramente con i paesi europei, è inevitabile se le cose non cambiano, e quindi si attrezzano per quello. Benissimo, siamo in chiusura. Vi ricordo come sempre questo canale è demonetizzato, si regge unicamente sulle mie forze e vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo, qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione, in coda al filmato, tutte le informazioni utili per procedere in tal senso, insieme ai riferimenti per iscrivervi ai miei canali Rumble, Telegram e Odissea. Enrico, io ti ringrazio molto per la tua disponibilità. Grazie a te. Alla prossima. Ciao.